Buonasera. La scuola di polizia si era trasferita in un furgone mimetico per intercettazioni e appostamenti, ma per il resto tutto era come prima. Vedere per credere. Dunque, silenzio! Silenzio! Il bravo investigatore, quando fa un appostamento, studia innanzitutto la pianta, sì, dell'appartamento da sorvegliare. L'avete fatto? Ah, sì, capo! Ecco le piante, capo! Piano! Guardi, polizia, uno, due! Silenzio, ma avete scambiato la scuola di polizia per un corso di giardinaggio! Ma lo ha detto lei, capo! Piante dell'appartamento! Noi eseguiamo, capo! Silenzio, Jacobson, prendi in mano un attimo quel cactus. Non senti niente? Niente, capo. Ah, ecco, bravo. Dunque, meglio passare all'incredibile caso denominato il silenzio dei deficienti. La psiche umana è un abisso e chi vi si affaccia rischia di caderci dentro. Ma nessun abisso è così profondo e pericoloso come quello che aveva nel cuore il terribile Lilibald the Cannibal. C'è qualcuno? Bel folletto mio! Lilibald the Cannibal colpisce ancora! E ha morsicato il braccio dell'ignaro passante, chiamandolo ripetutamente bel polletto. Che fame. Insomma, la polizia non sa che pesci prendere. Accidenti, i giornali ci attaccano. Bisogna trovare subito Lilibald the Cannibal. Ma come so? Ah, agli ordini, capo. Chiama il criminologo Froll. Sì. Froll! Oh, no, non così, cretino. Al telefono. Accidenti. Qualcuno mi ha chiamato? Ah, sì, oh, dottor Past Froll. Sì. Io vorrei un dentikid psicologico, ecco, di Lilibald the Cannibal. Sì, da me. Sì, vorrei, dicevo. No, certo. Un profilo, sì. Sì, Lilibald è un golosone, è un golosone. Mi spiego? No. E resto arrotolato. Ma così golosone che talvolta scambia le persone per un prosciutto e o per una fila di salsicce. È vero. Non lo so se è vero. Non lo so, è vero, appunto. Bene. C'è qualcuno? Bel polletto mio! Le sue vittime, a causa dello shock, sì. shock, capisci? Shock? A causa, scusi. Capisce? Non riescono più a parlare e sembrano deficienti, capisci? Sì. Ecco, beato lei, io no, arrivederci. Ma scusi, ma Capson! Chiama le vittime di Lilibald, subito! Sì, sì. Voglio interrogare. Sì, subito, capo! Vittime! Ma Capson, ma per caso sei rimasto vittima anche tu di Lilibald? Oh, no, capo, no. Strano, oh. Esci subito e chiama le vittime! Oh. Sì! Arthur Lawrence! Scusi! Ho detto Arthur Lawrence, scusi! Lei ha visto per caso in faccia Lilibald? Ma insomma, ma cosa c'è da ridere? Insomma, e tu, Tina Sullivan, l'hai visto? Sì, ma andiamo proprio bene, Vabbè, proviamo con questo. Mark Crawford, sì. Almeno tu l'hai visto in faccia. Caspita! Accidenti, altro che shock! Questi sono proprio deficienti del tutto! Ma come farò? Come farò, zombie? Ma l'ispettore Lillo ha mille risorse ed ebbe un'idea geniale che solo un'avanzatissima tecnica di investigazione gli consentì di realizzare. Su questi occhiali, sì, c'è una piccolissima telecamera, sì. Tutto quello che vedrai tu, lo vedrò anch'io, sì, in questo monitor. Oh, tu farai da esca per Lilibald, sì, ecco, sì, esatto. Così potremo vederlo in faccia, finalmente. Ci manterremo in contatto con questi auricchi. No, cioè, scusa, con questi auricolari. Oh. Geniale, capo! Grazie, sì. Oh.
Oh, muoviti, Malcolmson! Un bel prosciuttino mio! Povero Malcolmson! Ha notato il colore del fazzoletto, proprio come uno di quelli delle vittime. È vero, sì, Chobbit! Lillobal ha finto di essere una vittima per sfuggire alle indagini. Genio, sì! E che schifo! Malcolmson! Igam! Vabbè, l'operazione ha dato i suoi frutti. Sappiamo che Lillobal the Cannibal si cela, sì, sotto le spoglie di una vittima, e dunque non è una vittima. Igam! Vabbè, lo shock è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sì. Già, ma quale? Quale delle tre vittime sarà Lillobal the Cannibal, eh? Chi? Chi è stato? Chi? Igam! Vabbè. Lillobal the Cannibal poteva celarsi sotto la falsa identità di Arthur Lorev o di Tina Sullivan o di Mark Crawford, come dimostra la ripresa della microtelecamera sugli occhiali del tenente Malcolmson. Lillobal aveva tra le mani un fazzoletto di colore verde, proprio come quello che aveva la falsa vittima Arthur Lorev. Lui era Lillobal the Cannibal. Male. Ma perché? Perché proprio a me? Male.